Aldaniti è il cavallo che fa per me. Ha una groppa come una poltrona e un posteriore come una nave da guerra. È il tradizionale autentico puledro per la corsa a ostacoli. È intelligente. Salta qualsiasi ostacolo gli indichi e non rallenta mai il galoppo. Avrà bisogno di tutte queste doti per vincere il Grand National. Su che distanza si svolge quella corsa assurda? 4 miglia e mezzo. Più di 30 ostacoli. Vero suicidio. Tu la conosci bene. Quante volte l'hai corsa? 9. E quante volte sei riuscito a portarla a termine? 3. Vuoi sapere la mia opinione? Vorresti non sentirla e quindi te la dico lo stesso. Ora sei in vacanza, ma stabilisciti qui per sempre. Quindi la prossima stagione potresti correre negli Stati Uniti. Ci sono poche corse a ostacoli. Sì, questo è vero, ma la moneta è consistente. A casa tua ti danno gli spiccioli per rischiare l'osso del collo. Ti consiglio di ritirarti finché sei tra i primi. E se vuoi un lavoro lo puoi avere qui e in qualsiasi momento. Ti ringrazio, Barley. Apprezzo la tua generosità. Mi fai tornare un altro anno? Sai che qui sei sempre il benvenuto, Bob. C'è una cosa che riconosco dell'America. I veterinari hanno molta classe. Oh, ragazzo mio, non farti illusioni. È un vero muro. Ciao, chiunque tu sia. Devo mettermi in lista? Dov'è il dolore? Sì, proprio lì. Oh, che sollievo. Mio padre voleva che diventassi dottore. Ma detesto gli uomini e i loro animali domestici. Barboncini, persiani e altra roba da salotto. Curi soltanto i cavalli? Cavalli e bestiame. Da macello o da latte? Su, sta fermo. Ho passato una vita a difendermi da tipi come te. Oh, è bello essere un'eccezione. Sono tranquilla con te. Oh, come mai? Perché tu te ne tornerai al tuo paese. Aspetta un minuto. Che ha detto il tuo dottore di quel gonfiore là sotto? Non lo hai consultato? Ah, dovresti farlo. Mi ha colpito un cavallo. Sì. Eravamo caduti, cercavo di prendere le redini quando ha scalciato. E quanto tempo fa? 3 mesi fa a Stratford. Shakespeare. Con l'anteriore destro. Non sento più il dolore, ma il gonfiore non è scomparso. Fammi un favore. Devi andare da un dottore non appena sarai tornato in Inghilterra. Perché? Perché sì. Se lo dici tu. Lo dico io. Non è contagioso, vero? No, non credo che lo sia.